al nostro consueto appuntamento in esterna, la finestra del TG6 che si apre sul litorale di Pescara. In questo caso parliamo di movida, del mondo anche delle discoteche, perché in alcune regioni, in particolare in Puglia, è arrivata un'ordinanza del Presidente della Regione Emiliano che da lunedì prossimo permette alle discoteche di poter riaprire all'aperto. In Abruzzo, come in altre parti d'Italia, non è ancora così, ma approfondiamo l'argomento e andiamo da Giuseppe Dintino. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio dal Tortuga, stabilimento balneare al confine tra Pescara e Montesilvano, ma che oltre a essere uno stabilimento balneare è anche una nota discoteca della costa abruzzese. Quindi ringrazio il titolare Raul Vaccaro per averci ospitato e l'organizzatore d'eventi Francesco Simone per essere qui con noi. E inizierei questa chiacchierata sul divertimento notturno proprio col titolare della struttura, perché come ricordava anche Andrea Costantini da studio, c'è un decreto del governo che impone, che permette la riapertura delle discoteche purché in qualche maniera non si creino assembramenti e quindi non si possa ballare poi sostanzialmente, un decreto che ha già suscitato diverse polemiche e che dovrebbe essere in vigore almeno fino al 14 luglio. Come si possono organizzare ad oggi gli eventi? Beh, diciamo che c'è stato un retrofront da parte del governo nazionale che ci aveva dato una speranza di poter riaprire il 15 di giugno, però questa data è stata prorogata e ci sarà la possibilità forse di aprire soltanto dopo il 14 luglio, il che vuol dire la penultima settimana di luglio, che è quella poi effettivamente utile. Una struttura come la nostra che insomma è importante sul territorio per quanto riguarda l'intrattenimento, è un po' monca quest'estate nella sua attività perché ripeto, ad oggi siamo un po' in balia degli eventi e non sappiamo se e quando poter riaprire e poi nello specifico quali saranno le imposizioni e comunque le disposizioni che verranno date al fine, diciamo, di garantire la salute pubblica e di tutti gli avventori che abbiamo il piacere di ospitare nella nostra struttura. E se gli eventi propriamente di discoteca non potessero venire realizzati, quantomeno anche per il mese di luglio, più o meno per voi cosa significherebbe? A quanto ammonterebbe la perdita? Diciamo saremmo giù del 60%, perché questa è una struttura che sostanzialmente lavora tre mesi l'anno, i tre mesi più importanti sono quelli estivi, venendone a mancare due ovviamente c'è un danno notevole, siamo sui due terzi della stagione. Non solo il danno diretto che riguarda l'attività in sé, ma c'è anche tutto un indotto che soffre per le mancate riaperture, a partire dai dipendenti, da chi fa la sicurezza, dai fornitori, dai manutentori, da una serie, diciamo, di persone che si occupano e orbitano, diciamo, intorno all'organizzazione degli eventi e che purtroppo ad oggi sono privati della possibilità di lavorare. Quindi noi speriamo che ci sia un'apertura da parte della Regione Abruzzo, perché sembra che quest'ultimo DPCM dia la possibilità alle regioni poi di adottare delle misure specifiche, magari meno restrittive, e che quindi ci consenta di iniziare a fare qualcosa sempre nel rispetto massimo di quella che è la salute pubblica, che è sicuramente una priorità che noi vogliamo perseguire. Ecco, perché voi sareste in grado di organizzare eventi del genere pur mantenendo tutte le precauzioni sanitarie? Certo, e questo è un obiettivo fondamentale. Noi vogliamo collaborare per quanto possibile con le autorità affinché ci sia la possibilità da parte delle persone di venirsi a divertire in tutta sicurezza. E a proposito di ordinanze regionali, vorrei includere nella conversazione l'organizzatore d'eventi Francesco Simone, perché da lunedì per un'ordinanza regionale in Puglia le discoteche invece potranno riaprire. La Puglia si è un po' smarcata dalle indicazioni del governo nazionale e in Abruzzo dovremmo immaginare un'estate meno divertente, per così dire. Assolutamente no. Partiamo da un presupposto che la Puglia può essere ufficiale, cioè il decreto viene ufficializzato dal momento in cui il decreto nazionale viene pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, quindi la Puglia in questo momento non può fare assolutamente nulla dal momento della pubblicazione, quindi c'è una delega da parte delle regioni, quindi anche l'Abruzzo, e sicuramente l'Abruzzo e i nostri governatori non si troveranno sicuramente impreparati a questa situazione, perché aprire una stagione il 15 di luglio, come diceva Raul Vaccaro, è una situazione abbastanza limitativa da un punto di vista di bilanci. Ma soprattutto approfittiamo della situazione, perché aprendo prima degli altri, anche come Regione Abruzzo, possiamo approfittare di questa situazione per un semplice fatto che aprendo prima abbiamo la possibilità di invitare la gente, i turisti all'interno della nostra regione, sul mare, negli alberghi, ristoranti, intrattenimento, discoteche, tutto. Approfittiamo, è un appello che io faccio personalmente alla Regione Abruzzo in questo momento, per poter anticipare questa data, allargare dal momento in cui il lockdown è finito da un mese e 10 giorni, un mese e 15 giorni all'incirca, e i casi sono pari allo zero. Cosa stiamo aspettando? E questo anche perché probabilmente bisogna anche diversificare le ordinanze a seconda delle diverse situazioni che ci sono in Italia. Assolutamente, non siamo la Lombardia, con tutto il rispetto alla Lombardia e per il focolaio che è successo lì, ma noi siamo l'Abruzzo e i casi purtroppo non sono paragonabili a quelli della Lombardia. Non capisco il motivo per cui noi dobbiamo stare al ricasco di altre regioni in cui la situazione purtroppo, dico purtroppo e lo ribadisco, è completamente diversa e differente dalla nostra situazione. In Abruzzo si vive molto bene, la città di Pescara è una città commercialmente la più forte della regione, non capisco perché dobbiamo stare con le palle comunque legate ai piedi, per quale motivo? No. Aspettiamo questa apertura da parte, ripeto, del Consiglio regionale e del nostro governatore Marsilio. E se non sarà questa la strada che verrà percorsa dalla regione, state già studiando qualche tipo di evento alternativo per comunque... Noi siamo già pronti per aprire domani. Quindi da un punto di vista tecnico siamo già, da un punto di vista organizzativo siamo già pronti, abbiamo volturato tutto a quello che sono le distanze, perché a volte esistono discoteche all'aperto, non controllate, non gestite, ma esistono in tutta Italia, cioè locali, punti di incontro eccetera eccetera, senza controllo. La discoteca, a differenza di molte altre situazioni, è un locale controllato nel numero delle persone che entrano, nella sicurezza specializzata del settore, nel personale bar specifici nel settore, nella somministrazione di bevande e alimenti, cosa che non succede, diciamo, in spazi aperti senza controllo. Quindi, diciamo, noi siamo gente del settore e questo lavoro lo sappiamo fare. Gli altri, diciamo, che fondamentalmente si trovano in una situazione in cui la gente non sa dove andare e va, diciamo, un po' senza regole. Insomma, lo avete sentito, da Pescara c'è voglia di tornare a divertirsi e chi è del settore garantisce che lo si può fare tranquillamente, anche mantenendo tutte quelle precauzioni sanitarie per l'emergenza da Covid-19 da cui stiamo uscendo ora. E io ringrazio allora il titolare Raul Vaccaro e Francesco Simone per essere intervenuti nel corso del nostro telegiornale. Dalla costa pescarese è tutto, linea allo studio.